problema degli anziani, che sta diventando ovviamente centrale nei paesi sviluppati, nei paesi come il nostro, dove la percentuale degli anziani è altissima e dove si stanno suddividendo ulteriori categorie di anziani. Adesso ci sono gli anziani giovani, quelli che vanno dai, o i giovani anziani, quelli che vanno dai 65 ai 75 anni. Poi ci sono gli anziani veri e propri, quelli che vanno dai 76 agli 84 anni e i grandi anziani oltre gli 85 anni. Insomma, le fasce di età sono diventate 9 nella vita, a meno che in futuro per gli ultracentenari non si rendano necessari nuovi aggiustamenti e nuove fasce di età. Però io dubito che si arriverà a fasce di ultracentenari perché la mia impressione è che i tempi migliori per l'allungamento della vita siano in qualche modo già stati, siano adesso. Credo che per quello che riguarda le generazioni future, forse la vita media non continuerà ad aumentare come adesso. Probabilmente forse un po' decrescerà, ma questa è soltanto la mia. Non si fonda su nessun dato certo. Ma non credo che potremo aumentare in eterno la speranza di vita, l'attesa di vita, insomma. Credo che il massimo delle condizioni ottimali perché questa sia raggiunta sia già stato, sia già avvenuto. E si pone il problema anche nei giornali ultimamente di quello che succede, soprattutto di questa generazione di giovani anziani o di anziani giovani, questa fascia tra i 65 e i 75 anni alla quale appartengo da poco. Intanto rappresenta un problema economico. Lo è in Italia perché ben 12-13 milioni di adulti sono ultra 65enni e di questi, quelli tra i 65 e i 74 anni, hanno un patrimonio di vita residua, insomma, un'aspettativa di vita residua molto grande, poco più di 100 milioni di anni di vita per il complesso dei residenti, insomma, calcolata al gennaio 2012, una potenzialità che vorrebbe essere recuperata anche sul piano economico, insomma, no, questo è il principale problema che si pone nell'articolo Giovani e Anziani in aiuto al PIL del Sole 24 Ore. Una potenzialità di lavoro e quindi di formazione del PIL di una popolazione che ancora non è del tutto emarginata dal lavoro, ma che ancora non è più in grado di sostenere il lavoro con le caratteristiche richieste nel pieno della vita. Il problema è di come valorizzare e come di incentivare questa transizione. Lasciare un ruolo attivo e anche quindi un lavoro utile ai fini del PIL a questa popolazione senza che questa popolazione rappresenti una competizione, si metta in contrapposizione di competizione, quindi tolga lavoro alle generazioni più giovani che devono inserirsi nel mercato del lavoro. Cercare un'integrazione e non una contrapposizione. La società democratica, insomma, dovrebbe basarsi e dovrebbe avere la sua caratteristica nella capacità di integrare i vari strati sociali, non di porli in contrapposizione, in competizione gli uni con gli altri, insomma, cosa che non serve a niente, che semmai è caratteristica delle società totalitarie. Quindi sul piano economico, come avviare iniziative volte a recuperare l'apporto al sistema paese da parte della popolazione dei giovani anziani? Cosa fargli fare perché non siano una semplice peso, ma possono anche dare un contributo in termini economici di PIL. Perché si è calcolato che, insomma, potrebbe esserci una ricchezza aggiuntiva annua di circa 33 miliardi di euro che potrebbero derivare, insomma, da una valorizzazione di un lavoro ancora possibile all'interno di questa fascia di età. Questo vedendolo da un punto di vista economico, che secondo me però non è il punto di vista migliore o unico, insomma, con cui analizzare questo problema. Come valorizzare ancora quello che possono dare queste persone in termini anche di, come dire, di possibilità di creazione di rapporti sociali, quindi non soltanto in termini di un lavoro economico, ma anche in termini di prestazioni che possono essere utili
che possono essere di supporto alle difficoltà delle nuove generazioni. E quindi come creare un'interazione tra queste generazioni diventa un tema, secondo me, politico fondamentale, che non è ancora stato pensato e valorizzato, non è ancora al centro dell'attenzione. Pensare quindi a quali iniziative possono essere fatte, come mettere assieme esigenze diverse, quelle di molti anziani, di continuare una vita socialmente attiva e di non trovarsi isolati una volta usciti dal lavoro attivo. Cosa succede degli anziani quando i nuclei tradizionali si sfasciano della famiglia e quindi come ritrovare una collocazione per gli anziani una volta che la loro famiglia, insomma, o perdono il compagno, la compagna, o i figli se ne vanno di casa, insomma, no? Quali altre quindi soluzioni alternative si possono creare che tengano conto delle esigenze, strutture in cui possa esserci uno scambio multigenerazionale, perché alla fine gli anziani non vogliono interagire soltanto con gli anziani come loro. E i giovani, tutto sommato, potrebbero trarre beneficio da un confronto con persone più adulte, più grandi di loro. Lasciamo perdere il discorso dell'esperienza, ma insomma è fondamentale uno scambio tra generazioni, anche quando le differenze tra una generazione e l'altra diventano molto grandi nel giro di pochi anni. Cioè, pur in questo contesto, è necessario che ci sia un passaggio, un confronto, altrimenti le fratture diventano troppo grandi e quindi difficilmente gestibili. Soprattutto questo confronto permette di attenuare queste fratture, permette di renderle più fluide, che ci sia un passaggio tra una parte e l'altra, insomma, che non ci sia un isolamento reciproco nel proprio stato. E questo potrebbe prevedere delle grandi ripercussioni, non solo sull'economia e sul mondo del lavoro, ma anche sulla quotidianità, sul modo di realizzare nuove forme di convivenza tra giovani e anziani e anche di aiuto, di sostegno reciproco, perché le esigenze degli uni possono trovare dei punti di contatto con le esigenze degli altri. Ci vorrebbero, secondo me, delle iniziative, ma delle iniziative fatte a livello di enti locali, per esempio, fatte dalle associazioni, fatte da strutture pubbliche, fatte dalla politica, quindi fondamentalmente, per andare incontro e per creare delle opportunità che mettano insieme le esigenze di generazioni diverse, in un ambito sociale in cui appunto la famiglia tradizionale si va sfasciando e non è più in grado di tenere questo ponte tra le generazioni, di far convivere insieme generazioni diverse. E quindi bisogna trovare modi organizzativi diversi che permettano agli anziani di continuare a sentirsi utili e di fare nell'ambito delle loro potenzialità senza per questo togliere spazio al lavoro, entrare in competitività per il lavoro con i giovani, ma anzi supportando la possibilità dei giovani di lavorare e di venirsi incontro nelle esigenze reciproche, insomma, esigenze che per i giovani possono essere esigenze di avere, come dire, di avere uno spazio senza dover pagare un affitto, di poter scambiare lo spazio, il luogo dove stare, eccetera, con dei piccoli lavori e quindi con delle piccole attività di sostegno a quelle cose che gli anziani non sanno più fare e nello stesso tempo anche uno scambio di informazioni, di formazione e poi di rendere possibile di valorizzare quelli che sono i contributi, le possibilità che ancora gli anziani nei loro settori specifici di attività della loro vita lavorativa siano ancora in grado di dare, di trasmettere. Allora, per esempio, secondo me la scuola è un luogo importante dove potrebbe avvenire questo scambio. Voglio dire, la scuola, una scuola aperta, una scuola che possa accogliere chi ha delle cose da trasmettere, delle cose da dire, chi ha delle informazioni pratiche da dare, possa intervenire non tanto come insegnante, ma come esperto, come consulente. Quindi una scuola aperta, una scuola che si apre anche nel tempo, rimane aperta tutto il giorno,
Una scuola che tra l'altro sia, come dire, sia interattiva, di sera per esempio, che possa far sì che gli anziani imparino dai giovani o imparano dai meno giovani, insomma, e nello stesso tempo gli anziani possano trasmettere le loro competenze specifiche a una generazione più giovane. Insomma, non è che gli anziani devono rubare il posto agli insegnanti, ma possono entrare in tutta una serie di attività, di supporto, a scelta, insomma, no? In cui dare un contributo, in cui sentirsi valorizzati, insomma, sentirsi importanti ancora, avere ancora un ruolo. Poi la possibilità, per esempio, da parte degli anziani, che spesso sono costretti a vivere soli, che spesso hanno difficoltà, di mettersi insieme, insomma, no? Quindi di alloggi a canone sostenibili, ma anche di alloggi in cui sia possibile vivere soli e nel contempo in compagnia, quindi soluzioni abitative che prevedano, non lo so, che alcuni anziani possano mettersi insieme avendo uno spazio comune e poi ognuno la sua stanza, insomma, e dove possono essere, se hanno bisogno di essere assistiti, richiedere minore personale di assistenza e soprattutto aiutarsi tra di loro, insomma. Non più case di riposo, ma case accessibili in cui le barriere architettoniche siano ridotte a un costo minore e con spazi comuni, insomma, dove gli anziani possono comunicare, ma dove ci siano magari ci sia la possibilità di spazi anche per i giovani. Questo non è facile mettere insieme più anziani diversi che hanno esigenze diverse, mentalità diverse. Da questo punto di vista è difficile pensare che loro possano mettersi insieme da sole, è più facile che lo faccia una qualche struttura terza, che lo faccia il comune, l'assistente sociale, insomma, che ci sia un'organizzazione tale che possa selezionare di caso in caso le esigenze e metterle insieme e assisterle, soprattutto nelle fasi iniziali di una convivenza di questo tipo. Quindi alloggi, insomma, in condivisione per gli anziani che permettano contemporaneamente una privacy e una vita sociale all'interno di questi alloggi, che possono essere delle strutture aperte dove possono arrivare anche giovani. Qua ci sono esperienze che vengono fatte in Germania, per esempio, dove si fanno appartamenti separati e spaziose aree comuni, tra cui un soggiorno, una sala da pranzo e una cucina, e dove i residenti che hanno tra i 60 e gli 81 anni possono scegliere liberamente se ritirarsi nella propria stanza o chiacchierare, cucinare e trascorrere una piacevole serata con i coinquilini. E la possibilità di adottare delle famiglie, dove sia possibile per l'anziano o viceversa, come dire, per l'anziano ospitare persone giovani, oppure l'anziano essere ospitato in una famiglia che non sia la sua, ma che magari possa usufruire e beneficiare della sua presenza. E ci può essere uno scambio. Nonno o la nonna potrebbe essere una figura non più gradita nella famiglia tradizionale, dove ognuno vuole andare per conto suo, dove i figli vogliono staccarsi definitivamente dai loro genitori, ma questo nonno potrebbe ritornare utile in un'altra famiglia che non è la sua, in una famiglia che lo adotta, e in cui trova invece un ruolo che non aveva nella sua famiglia d'origine, e viceversa. Ci potrebbero essere degli anziani che hanno degli spazi grandi dove vivono da soli e dove potrebbero ospitare un'altra famiglia con la quale poter stabilire una vita di scambio o dei rapporti di scambio utili tra tutti e due. Una delle cose che più è deleteria per l'anziano, insomma, è la solitudine, il non sentirsi più utile, non sentirsi più integrato. Quindi lo scambio continuo, insomma, anche se risulta stressante all'inizio, è qualcosa che ti mantiene giovane, insomma. Ti fa sentire attivo, ti evita la depressione, ti fa sentire più vivo, vitale. Situazioni di questo tipo che anche in qualche modo alle quali dovrebbe provvedere, per le quali dovrebbe interessarsi, dovrebbe
fare qualcosa di più la politica, degli strumenti anche legislativi, che quindi facilitano il fatto di queste aggregazioni tra famiglie e nonni che non sono più quelli, che non sono più quelli biologici, insomma, no? Questa possibilità di uno scambio al di là della famiglia tradizionale, insomma, no? Quando le famiglie tradizionali, insomma, in qualche modo sono disgregate e non consentono più questa convivenza intergenerazionale, grande, allargata, come c'era una volta. Quindi la necessità di sostenere un incontro tra generazioni e la possibilità che queste generazioni si scambiano le loro informazioni, le loro competenze, insomma, no? Vabbè, insomma, si parla molto della capacità dei giovani di insegnare agli anziani l'uso del computer, di aiutarli in molte cose, ad aggiornarsi in molte attività in cui gli anziani non riescono più ad aggiornarsi. Da parte degli anziani, insomma, il fatto di rendersi utile e anche di trasmettere una parte delle loro competenze quando queste competenze ci sono, insomma, no? E soprattutto di essere delle presenze attive, insomma, il fatto di avere qualcuno che è spesso a casa. E poi tutte quelle attività che riempiono il tempo libero e che potrebbero essere meglio giocate se gli anziani non si ritrovano soltanto tra di loro, insomma, no? Se ci può essere comunque un modo di usare il tempo libero vissuto all'interno delle generazioni. Insomma. E qui andiamo anche a tutte quelle attività di gioco o attività anche culturali, pensiamo, non so, al teatro, alla musica, insomma, la possibilità di fare cose insieme. In cambio gli anziani possono anche avere la possibilità, avendo la pensione, eccetera, di un aiuto economico, soprattutto rispetto ai giovani che ancora non sono inseriti nel mondo del lavoro, insomma, di aiutarli anche a investire i piccoli risparmi nell'iniziare un'attività economica. I giovani possono intervenire facendo la spesa, facendo piccoli lavori di riparazione in casa, installando nuovi programmi al computer, insomma, trovare quei motivi di scambio che fanno sì che nessuno sia sfruttato dall'altro e che ognuno possa contribuire all'altro, insomma, no? Di reciproca utilità. Quindi la necessità, insomma, di trovare, rispetto a un'età, a una vita media che si prolunga, delle forme di convivenza, soprattutto intergenerazionale, di scambio intergenerazionale, che rendono la vita più piena, più interessante, e che anche tolgano dall'angoscia dell'isolamento, dall'angoscia della solitudine, quelle che sono le generazioni più anziane, ma che insomma angoscia di solitudine che a volte riguarda anche i più giovani, insomma, no? Tendono anche a superare le barriere di età e di parentela, insomma, no? Valorizzare di più anche quelle che sono le parentele non biologiche, insomma, il fatto di adottare un figlio, un nipote o un nonno, insomma. Creare dei mix originali di persone, di mentalità, di talenti, di capacità diverse, che abbiano alle spalle anche esperienze di lavoro e di vita variegate, insomma. Progetti di convivenza multigenerazionale, che usino case in cui ci sia possibile un allargamento delle persone che vi convivono, che usino la scuola e che usino gli spazi messi a disposizione, non so, dai comuni, le biblioteche e così via, per delle attività organizzate in questo senso, a cui possono partecipare, che possono essere gestite in proprio sia da persone anziane sia da giovani, insomma, attività anche di formazione, di cultura, che passi direttamente dagli uni agli altri, insomma, in cui ci sia una trasmissione diretta, senza bisogno di, come dire, di esperti che vengano per forza da fuori, insomma. Insomma, secondo queste linee, secondo me dovrebbe muoversi un po' la politica, non soltanto legate a formare un PIL, ad aumentare il PIL e quindi a ricavare da questo spazio ancora attivo, da questo tempo di vita, ancora possibile, insomma, no? Per l'anziano di adesso, insomma, da questa aspettativa di vita che si allunga, non soltanto quello di vederlo come un qualcosa da sfruttare economicamente,
anche se comunque è giusto valorizzare il contributo economico che può essere messo in gioco nel momento in cui si valorizza, ma cercare di creare delle forme di vita, delle forme di stare insieme che possono essere di grande utilità per entrambe, per le due generazioni, insomma, quelle dei più giovani o per le varie generazioni, che si ritrovino in qualche modo a interagire di più e quindi superando quello che è questo isolamento, insomma, no? Che ci costringe ormai ognuno in solitudine nella propria dimensione, insomma, quando la famiglia tradizionale si va sempre più disgregando.